Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Eccoci qui, manca veramente poco a Natale, ma sappiamo benissimo che molti di voi, soprattutto per i regali più importanti, sono ancora in alto mare. Capita sempre così, soprattutto per i regali più importanti, dove ci devi mettere un minimo di tuo per trovarli. E noi, proprio per questa categoria di regali, vogliamo darvi una mano andando ad analizzare i 10 migliori gadget o prodotti tecnologici, anche legati al nostro assistente domotico, dai 50 euro in su. Tenete presente che appunto noi abbiamo preparato 3 video, compreso questo, dove si faceva fino ai 20 euro, dai 20 ai 50 euro, e poi abbiamo preparato questo dove gli euro salgono un po' di più. Quindi avete 3 video nel canale dove da adesso fino al 25 dicembre avete la possibilità di poter acquistare. Tenete presente che i prezzi che abbiamo preso attualmente sono, alcuni sono in offerta. Nel momento in cui vedrete il video e magari andate a cliccare direttamente sul link, probabilmente torneranno al loro prezzo. Quello purtroppo non dipende da noi. Ma detto questo, ragazzi, vi ricordiamo di fare una cosa molto importante: vi dovete iscrivere al canale e soprattutto attivare la campanella. Perché? Perché così verrete avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di fare questo, beccatevi, ragazzi, la nostra sigla! Ragazzi, come primo oggetto, ad un prezzo di 63,99 euro in offerta, vi presentiamo il videoproiettore della ApeMan 5000 lumen, quindi abbastanza luminoso, con una durata LED fino alle 50.000 ore dichiarate, 1080p, quindi avete un'alta definizione. Avete comunque a questo prezzo un videoproiettore che dà la possibilità di poter collegare tramite HDMI, USB, VGA, output e input per quanto riguarda il collegamento RC. Avete la possibilità di connettere una chiavetta wireless e mandare un segnale direttamente da un cellulare. Quindi, per il prodotto che è, per il prezzo che ha, secondo noi è un buon regalo che comunque colpisce sicuramente. Altro prodotto che in questo periodo potrebbe andare per la maggiore è il sterilizzatore UV professionale. Si possono riporre al suo interno vari oggetti, non solo il cellulare. Viene dichiarato che in 180 secondi, quindi in 3 minuti, disinfettate il 99,9% del prodotto che avete inserito all'interno. Abbiamo scelto questa volta il DJI Osmo Mobile 3 per il prezzo, sinceramente, perché con uno sconto di 30 euro trovate questo stabilizzatore per cellulari a 79 euro. È uno stabilizzatore su tre assi che vi dà la possibilità, tramite il vostro smartphone che viene utilizzata la telecamera dello stesso, di poter fare delle riprese stabilizzate e, come potete vedere dall'immagine, una volta richiuso diventa veramente compatto. Questo prodotto lo avevamo testato tempo fa e sinceramente lo abbiamo ancora in casa e ci troviamo benissimo. Stiamo parlando del Sensibo, è un controller per climatizzatore che è compatibile con i nostri dispositivi domotici, trovate il video qui all'interno del canale. Questo prodotto è capace di riprodurre tutte le funzioni del telecomando, ma quando dico tutte, sono proprio tutte. Altri telecomandi infrarossi promettono di fare grandi cose col vostro climatizzatore, ma non riescono a riprodurre tutte le funzioni, perché ne abbiamo testati degli altri. Questo era l'unico che è riuscito a riprodurre a 360 gradi tutte le funzionalità del telecomando originale. Stiamo parlando di un prodotto a 89 euro. Altro prodotto che arriva da una casa che ci ha inviato dei prodotti e vi abbiamo presentato sempre qui sul canale, stiamo parlando della telecamera di videosorveglianza della Omayo, telecamera 1080p che ha una peculiarità: non ha bisogno dell'alimentazione a filo, che quindi va collegata ad una presa, quindi se non avete la presa troppo vicina dovete per forza allungare il filo e diventa problematico. Ha una batteria integrata di lunga durata che, una volta scaricata, ha la possibilità di scollegare la telecamera dal suo supporto, collegarla a una semplice USB e ricaricare la telecamera, quindi la batteria. Telecamera dotata di collegamento con i nostri dispositivi domotici e venduta ad un prezzo di 78,88 euro. Telecamera veramente buona, di ottima fattura, e funziona molto bene il rilevamento del movimento, perché noi abbiamo testato la sua sorella minore che ci hanno inviato e ci siamo trovati veramente bene.
Se eventualmente la Home I.O. ci invierà anche questa, faremo un video anche su questo prodotto. Ma adesso andiamo un po' a toccare l'ambito del riscaldamento. Stiamo parlando della valvola termostatica intelligente della Meros, venduta ad un prezzo di 60,99€. Questo vi dà la possibilità di controllare da remoto la temperatura di ogni singola stanza. Questo, per esempio, che vi presentiamo è il kit, è lo starter kit, quindi c'è un hub e c'è la valvola da poter collegare al vostro termosifone. Una volta fatto questo, vi potete scaricare l'applicazione della Meros, avete la possibilità da remoto di poterlo controllare sia tramite la app oppure tramite il vostro dispositivo domotico di casa. Altro prodotto che ci sembrava doveroso inserire, perché comunque mio fratello ha la versione da 5 pollici, ma quella da 8 diciamo che è un po' meglio, perché se volete utilizzarla ad esempio per vedere il telegiornale o per vedere dei video, è molto meglio avere lo schermo grande. Stiamo parlando semplicemente dell'Echo Show 8, 8 pollici di grandezza, non è niente di più e niente di meno che un Echo, ma con il monitor integrato, in modo tale che voi possiate anche collegarlo ad esempio alla videocamera di sorveglianza o al baby monitor per verificare che il vostro bambino stia bene o che la casa dall'altra parte sia a posto. Venduto in offerta in questo periodo ad un prezzo di 94,99, vi consigliamo anche questo Echo Show 8. Si sta avvicinando il Natale e quindi in casa, quando si va in ferie, c'è la necessità di dover fare delle pulizie un po' più quotidiane, un po' più approfondite, rimanendo tutto il giorno in casa. E cosa c'è di meglio di un Roborock che può dare una mano in casa? Questo, trovate il video sempre qui nel canale, è stato acquistato da mio fratello e si trova benissimo. Lava e aspira il pavimento. Potete programmarlo, compatibile con i nostri dispositivi di domotica di casa, e in più ha la funzione per la raccolta dei peli degli animali. Molto soddisfatto mio fratello e mia cognata, che lo consigliano vivamente. Saliamo un po' di prezzo, ma il prodotto viene venduto attualmente a 379€ su Amazon. Funziona anche tramite applicazione e potete programmarlo per far sì che parta e pulisca la casa. Vi invitiamo a guardare il video che è presente sul canale per avere maggiori dettagli su questo prodotto. E dopo le mangiate di Natale, Santo Stefano, ultimo dell'anno, bisognerebbe mettersi un po' in moto. E quindi vi consigliamo un Fitbit Versa 2. Orologio multifunzione per il benessere e la forma fisica, a controllo anche vocale. Vi dà la possibilità di monitorare il battito cardiaco, le distanze percorse a piedi, piuttosto che la corsa, le calorie smaltite, eccetera, eccetera. Anche questo è un prodotto venduto a 149,90€ su Amazon ed è un prodotto che secondo noi può essere molto utile e un bel regalo da poter fare, soprattutto a chi poi magari è appassionato di corsa. Ma se a questo punto volete farvi un regalo veramente importante ed avere sia un televisore di ultima generazione con per di più il nostro assistente domotico integrato all'interno, avere tutte le ultime tecnologie, vi consigliamo questo LG di 55 pollici da 599,99€. Qualche caratteristica così al volo del televisore: un 4K, ha le connessioni wireless Bluetooth, USB e HDMI, supporta tutte queste applicazioni che vedete qui nelle caratteristiche e secondo noi è un buon prodotto da poter avere in casa per poter godere al meglio le immagini. Quindi ragazzi, la gamma di prodotti che vi abbiamo presentato spazia sia come prezzo sia come tipologia di prodotto. Però secondo noi, se avete una persona speciale la quale è legata particolarmente all'ambito tecnologico, uno di questi oggetti potrebbe essere qualcosa di suo gradimento. Poi naturalmente non vi conosciamo di persona, De gustibus in autobus vas test, ma no, poi in latino, cioè, che latino, che latino, cioè tutto tech anche in latino, tutto tech è latino, tutto tech, ah è vero, omnibus, vabbè, e apre la porta l'autobus, esatto. Vabbè, dopo le cazzate di rito che dobbiamo dire per forza, noi ragazzi vi auguriamo buone feste. Se per caso non ci vediamo più, ma penso che forse qualche video dentro riusciamo ad inserirlo. Per questo video è tutto, ragazzi. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!